Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Unione Inquilini Associazione Consumatori. Siamo venuti a Sforza Costa di Macerata a trovare la nostra amica Cristiana. Cristiana ci ha parlato della sua disabilità, dei problemi che ha e adesso vuole lanciare un messaggio a questi politici che tra poco ci saranno le elezioni e sono qui a Macerata a fare le visite istituzionali. Cosa puoi dire, Cristiana? Allora, io volevo dire agli onorevoli, posso chiamarli signori e signora? Allora, signora Boldrini, signor Grasso, allora, io sono una disabile gravissima, ho bisogno di assistenza 24 ore su 24, il comune mi dà solo 200 euro al mese, la regione mi dà 3.500 euro l'anno. E dovrei pagarci l'assistenza 24 ore su 24. Allora, voi avete fondato un partito che si chiama Liberi Uguali. Io non sono né libera né uguale, sono discriminata. Sono in casa dal 2007 che non esco di casa, peggio di un assassino che ha commesso reati gravi, insomma, dovrebbe stare in galera. Faccio più galera io dentro casa dal 2007 che non posso uscire da sola. Io ho bisogno di assistenza giorno e notte, ho bisogno di almeno 3.000 euro al giorno o che mi vengano assunte dal comune, dalla regione o dallo Stato, tre assistenze a turnazione, 8, 16, 24, per coprire tutta la giornata e tutta la notte. Perché io voglio vivere, ho diritto di vivere, ho diritto e lo Stato deve garantirmi una vita piena e dignitosa. Io ho diritto di uscire a fare una passeggiata, ho diritto di essere accudita, ho diritto di chi mi stappa la bottiglia d'acqua e mi versa l'acqua nel bicchiere, che da sola non posso farlo, perché è solo questa mano in cui sto stringendo la mano a Sandro. Che posso fare? Perché questi amici adesso mi stanno aiutando, mi hanno versato da bere e mi stanno facendo parlare. Quindi, se voi fate un partito che si chiama Liberi Uguali, voglio essere libera e uguale anche io. Non avete mai nominato i disabili in questa campagna elettorale, disabili gravi e gravissimi che vivono da soli perché sono adulti, perché nessuno vuole avere a che fare con un disabile. Voi avete pensato solo alla legge per farli morire, pensate solo all'eutanasia. Voi dovete garantire il diritto alla vita piena, dignitosa, una vita che vale la pena di vivere, non alla morte. La morte è il fallimento di tutto. Nella morte ci perde tutto, la morte è la fine. Io voglio vivere. Grazie signor Grasso e signora Boldrini. Io vi ringrazio tanto che ci fate visita a Macerata. E se vorrete venire a vedere come lo Stato mi costringe a vivere, la mia porta è aperta. Grazie. Salutiamo Cristiana e quindi rimanderemo in video in internet questo invito, avviso e niente. È la direzione. E qui i problemi sono tanti e noi siamo qui cercando di risolverli. Ciao a tutti. Ciao.